Quale wallet Lightning scegliere? Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Nello scorso video abbiamo affrontato il discorso dei wallet on-chain. Oggi invece vedremo diversi tipi di wallet Lightning Network. Anche di questa tipologia di wallet ne stanno uscendo sempre di nuovi, ma noi analizzeremo diciamo i più conosciuti e i più utilizzati. Poi, anche qui, come per i wallet on-chain, vale lo stesso discorso. Non esiste un wallet perfetto per tutti, ma dovreste scegliere il wallet in base alle vostre esigenze. Ci sono delle differenze però rispetto ai wallet on-chain, nel senso che se per i wallet on-chain vale il discorso not your keys, not your coins, per il mondo Lightning bisogna aggiungere not your node, not your coin. Lightning infatti funziona, detto molto velocemente, con l'apertura di un canale attraverso una transazione on-chain, multi-signature 2 di 2, e le transazioni verranno effettuate on-chain. Bisognerà quindi conservare anche il backup del canale per avere lo stato delle transazioni aggiornato. Se non avete ancora approfondito Lightning, vi invito a farlo partendo dal video che ho fatto un pochettino di tempo fa proprio su questo tema. Prima di cominciare però vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina, così sarete sempre aggiornati quando uscirà un nuovo video. Inoltre, se apprezzate i miei contenuti, potete supportare il canale donando anche solo un caffè utilizzando il QR code che compare durante il video oppure sfruttando il Lightning address presente in descrizione. Io vi ringrazio di cuore e ora partiamo! Essere completamente non custodial nel mondo Lightning è molto più complicato rispetto al mondo on-chain. Non tanto per il fatto di possedere le chiavi e i backup, ma proprio a livello di gestione di un proprio nodo. Ovviamente deve essere il punto di arrivo quello della completa autonomia, ma ad oggi non è da tutti, diciamo, ecco. Si sono create quindi una serie di soluzioni che partono dalla completa custodia dei fondi da parte di terzi, passando poi per opzioni intermedie, fino ad arrivare alla completa gestione del nodo. Anche nella scelta del wallet Lightning è opportuno scegliere soluzioni open source e che diano la possibilità all'utente di avere un po' di margine di manovra nella gestione dei canali e di avere il controllo almeno del backup dei canali, anche se purtroppo su questo layer le sfumature di grigio si assottigliano di molto, diciamo. O sei non custodial e gestisci il tuo nodo, oppure un minimo di rischio comunque lo hai. Detto questo però partiamo con il vedere le soluzioni peggiori, che in questo caso sono gli exchange. Sono sempre di più gli exchange che hanno implementato il Lightning Network, ma vale lo stesso discorso che abbiamo fatto esaminando i wallet on chain. Non avete nessun controllo sui vostri fondi. Inoltre sugli exchange c'è tutto il discorso del KYC, quindi sono da evitare a prescindere. Il primo wallet che vediamo però è Wallet of Satoshi. Questo wallet, se vogliamo, è molto simile agli exchange, perché di fatto voi avete un account sui server di Wallet of Satoshi. La custodia dei fondi è gestita completamente a loro. Non avete la possibilità di aprire canali con nessuno e non avete sostanzialmente nessun margine di manovra, ok? I suoi vantaggi sono che non dovete fornire nessun tipo di dato, siete sempre online, quindi avrete a disposizione anche un LN URL e i pagamenti non falliscono quasi mai perché Wallet of Satoshi gestisce uno dei canali più grossi al momento. Il wallet è semplicissimo da utilizzare, ci ho fatto anche un video in cui lo esaminiamo a fondo. Dobbiamo aggiungere una piccola nota però, che essendo un wallet completamente custodial, è molto probabile che risentirà delle normative che stanno arrivando dall'Unione Europea. Poco tempo fa Wallet of Satoshi ha abbandonato il mercato statunitense proprio perché le normative erano stringenti e li obbligavano a chiedere i dati agli utenti. Così, invece di adeguarsi, hanno deciso di abbandonare gli Stati Uniti. E, vista questa scelta, non escluderei che in futuro possano prendere questa decisione anche per il mercato europeo. In ogni caso, questo wallet può essere utilizzato come test se non si è mai avuto a che fare con Lightning, ma poi secondo me è necessario comunque passare ad altre soluzioni. Ok? Un altro wallet che menzioniamo è Moon, che vi permette di utilizzare Lightning, ma non è un wallet Lightning. Ne abbiamo parlato un po' anche quando abbiamo fatto il video sui wallet on-chain. Sostanzialmente sfrutta i Submarine Swap, che sono degli swap tra on-chain e Lightning. Voi avete un portafoglio on-chain, ma quando invierete dei fondi via Lightning, il wallet utilizzerà uno smart contract apposito che permetterà il passaggio dei fondi da on-chain a Lightning. Voi sostanzialmente non gestite niente. Perché allora vi parlo di questo wallet? Beh, perché utilizza un approccio diverso rispetto agli altri wallet, ma è di grande aiuto a chi non conosce Bitcoin o la differenza fra on-chain e Lightning, per esempio.
perché voi vedrete sempre un unico saldo, in quanto i fondi sono sempre on-chain, ma potrete inviare e ricevere fondi senza preoccuparvi che siano on-chain o Lightning. Va da sé che la parte di Lightning in questo wallet sostanzialmente non esiste, ma sfrutta gli swap per permettere la comunicazione tra i due layer. Le fees di rete risulteranno quindi un po' più alte rispetto ai competitors, o meglio, oscilleranno, soprattutto nei momenti in cui le fees on-chain sono elevate, proprio perché non state utilizzando Lightning. Il consiglio quindi è quello di provarlo, ma poi di affidarsi comunque ad altre soluzioni se volete utilizzare proprio Lightning. Questo modo di operare del wallet può però venire in aiuto a chi deve fare degli swap on-chain Lightning o viceversa. Quindi secondo me è comunque da prendere in considerazione, ma per scopi ben specifici. Lo possiamo, diciamo, utilizzare come ponte tra i due layer. Prima di proseguire, ragazzi, vorrei informarvi che stanno iniziando le conferenze in giro per l'Europa. La prima sarà proprio in Italia, a Brescia, l'11 maggio. Bitcar Forum è una conferenza Bitcoin only in lingua italiana con speaker di spicco nel panorama italiano. Non potete perderla, ragazzi. Poi invece dal 13 al 15 giugno ci sarà il BTC Prague a Praga, la miglior conferenza europea al momento. Qui, se volete partecipare, potete approfittare del codice PLAC per avere uno sconto sul prezzo del biglietto. Ok, vi lascio comunque tutto in descrizione, così vi andate a guardare per bene tutto. Ok ragazzi, ora andiamo avanti e passiamo ad un altro wallet di cui abbiamo già parlato approfonditamente in un video dedicato, che è Phoenix Wallet. Questo wallet ha fatto enormi passi avanti ed ora ha anche implementato una funzione chiamata splicing, che possiamo dire che va in aiuto agli utenti che non sono molto attenti al bilanciamento dei canali. È un wallet con un'interfaccia molto intuitiva e comprensibile da chiunque. Vi fornisce le chiavi private del wallet, può andare sotto Tor e necessita dell'apertura di un canale. Avete sostanzialmente un nodo sul vostro cellulare. La particolarità di questo wallet è che con l'introduzione dello splicing non si possono aprire diversi canali con chi si vuole, ma viene aperto un solo canale con Async, che è l'azienda produttrice. E questo dà la possibilità di rendere questo canale elastico. Con lo splicing, infatti, si può allargare e ridurre il canale in caso di necessità. Ha un tasso di successo delle transazioni molto elevato. È difficile che una transazione non vada a buon fine con questo wallet, o perlomeno non a causa di problemi da parte vostra, problemi legati a voi. I difetti che ha, a mio avviso, sono le fees un pochettino alte rispetto agli altri wallet ed il fatto di essere vincolati nell'aprire un solo canale con Async. Tolto questo, ha un'esperienza utente veramente soddisfacente e con questo wallet possiamo dire di essere molto vicini alla completa self-custody. Breeze è un altro wallet Lightning, invece, che apprezzo molto. Non fornisce la seed phrase, ma fornisce il backup dei canali. È necessario aprire dei canali per poterlo utilizzare e di default vi apre un canale con il nodo di Breeze, ma nell'app c'è una sezione avanzata dove avete la possibilità di aprire canali anche con altri nodi, chiudere canali, vedere quanti canali aperti avete e vedere il loro bilanciamento. Insomma, si può utilizzare in maniera basica, ma poi ha tutta una sezione dedicata a chi mastica un pochettino di codice. I ragazzi di Breeze, oltre al wallet, stanno facendo anche un grande lavoro su Lightning, ma a mio avviso danno un po' meno peso all'esperienza utente. Non che il wallet non sia user friendly, capiamoci. Diciamo però che si potrebbe fare molto di più, ecco. Le fees sono più basse rispetto a Phoenix, ma non ha la stabilità di Phoenix. Può capitare quindi che i pagamenti, soprattutto di importi un pochettino più elevati, non vadano a buon fine. Tolto questo, io lo trovo un wallet che merita rispetto e attenzione, quindi vi consiglio comunque di provarlo. Vi cito anche Blue Wallet perché fino ad aprile dell'anno scorso offriva una soluzione custodial per Lightning Network, ma aveva la comodità che in un unico wallet avevi la parte on-chain e la parte Lightning. Ora però questa parte è stata tolta, ma è rimasta la possibilità di connettersi ad un proprio nodo Lightning, quindi l'opzione Lightning rimane, ma è necessario avere un nodo sostanzialmente. Qui ci agganciamo proprio per parlare del nodo, perché se ricordate all'inizio abbiamo detto not your node, not your Bitcoin. Avere un nodo Lightning al momento è l'unico modo che vi garantisce il pieno possesso dei vostri fondi. Sarà quindi necessario avere un full node e successivamente agganciarci un nodo Lightning. In questo modo voi avrete il controllo dell'indirizzo che firma le transazioni multisignature per aprire e chiudere i canali e avrete il backup dello stato aggiornato dei canali.
Avere un nodo Lightning però non è semplicissimo purtroppo. Il difficile non è tanto il metterlo in piedi, farlo partire, diciamo, ma piuttosto è tutta la parte di gestione che è complessa. Per prima cosa, il nodo deve sempre essere online se volete inviare o ricevere dei pagamenti. Inoltre, i canali devono essere ben bilanciati se non volete avere problemi di capacità. Poi c'è il discorso del backup dei canali, che deve essere gestito nella maniera corretta, perché è fondamentale, nel caso ci siano tentativi, diciamo, di truffe, oppure nel caso in cui ci siano problemi sul nodo, avere lo stato aggiornato dei canali. Voi dovrete sempre avere l'ultimo stato dei canali, perché se succede qualcosa, appunto, e voi presentate uno stato non aggiornato, potrebbero identificarlo come un tentativo di furto e quindi punirvi. Ad oggi ci sono delle soluzioni che aiutano un po' l'utente, come per esempio Umbrel, che vi aiuta nel backup dei canali, ma la loro gestione comunque dipende da voi. Poi un altro aspetto da considerare è l'utilizzo che farete del nodo, perché se lo usate sovente e volete aprire dei canali grossi, forse l'idea di creare un'infrastruttura su un Raspberry in casa potrebbe non essere ottimale. Al di là di tutti questi appunti, però, il nodo rimane comunque la scelta migliore per gestire la parte Lightning. A questo setup poi noi ci possiamo collegare delle app che hanno la funzione di fare da controllo in remoto del vostro nodo. Zeus è una di queste, per esempio. Con Zeus voi potrete gestire il vostro nodo direttamente dal cellulare. Possiamo definirla un'estensione del nodo più che un wallet. Infatti voi pagherete e riceverete direttamente dal vostro nodo che avete in casa, non dovendo più dipendere da altri e gestendo tutto in autonomia. Ovviamente con questo tipo di soluzione tutto sarà a carico vostro. Apertura, chiusura e bilanciamento dei canali, oltre che alla gestione del backup e del mantenimento online del nodo, perché ricordatevi che se il nodo non è online, voi non potrete né inviare né ricevere fondi. Ma con questa soluzione avrete il pieno controllo anche dei bitcoin che tenete su Lightning. Esistono poi anche altre soluzioni, come Green, il wallet che abbiamo visto per i fondi on-chain, che ha anche lui una parte Lightning. Oppure BitKit, che è un wallet ancora in beta, ma si propone di essere più qualcosa in più di un wallet. Al momento è forse un po' confusionario, ma è ancora in beta, quindi voglio testarlo bene prima di parlarvene. Ragazzi, direi che qualche wallet lo abbiamo visto anche oggi. Dalla soluzione completamente custodial alla soluzione completamente non custodial. Fatemi sapere voi che wallet utilizzate, ma soprattutto se utilizzate Lightning Network, perché è il momento di approfondirlo, ragazzi. Non si può più non saperlo usare, perché sennò rimarrete tagliate fuori da tante possibilità di utilizzo. Scrivetemi pure nei commenti se avete qualche domanda o qualche dubbio, che io vi rispondo. E se il video vi è piaciuto, vi chiedo cortesemente di lasciare un bel mi piace e di condividerlo con chi pensiate possa averne bisogno. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!